maggioranza con fiducia, ancora una volta, approva il decreto Caivano. Per il governo e per la maggioranza è un decreto innovativo, voi non siete dello stesso parere. No, è un decreto spot, è un decreto incompleto che con gli emendamenti abbiamo provato a migliorare, però per l'ennesima volta, con tre fiducie al mese come media, la maggioranza decide di imporre questo decreto nato monco. Loro puntano sul fatto, che ci siano percorsi di prevenzione, voi invece avete sottolineato spesso che c'è al contrario un irrigidimento, un inasprimento delle pene, soprattutto per i reati minorili, che invece non tiene troppo conto i percorsi che gli under 18 potrebbero invece affrontare per redimersi. Guardi, il tema fondamentale è combattere la dispersione scolastica e non la puoi combattere se non metti risorse, se non porti lo psicologo a scuola e se non aumenti il numero dei docenti nelle scuole. E tutto questo loro non lo fanno. Pensi che, per esempio, per il personale ad aggiuntivo che permette di tenere le scuole aperte, è previsto solo fino a dicembre, ma l'anno scolastico, finisce a giugno, non a dicembre.